Un arco per la vita ora ha anche una sede. L'associazione benefica ieri sera ha accolto in via Roma, a Nocera Inferiore, i suoi sostenitori, aprendo ufficialmente la campagna di iscrizioni. Nata quasi per caso, l'associazione ha già ottenuto risultati importanti, come una raccolta di fondi attraverso uno spettacolo andato in scena ad inizio anno al Teatro Diana, il cui ricavato è stato donato all'ospedale di Pagani per le cure oncologiche, come racconta il dottore Catello Califano. La storia nasce molto semplice. Una sera si presenta il presidente, l'attuale presidente dell'associazione Arco per la Vita, mentre facevo ambulatorio, erano le 18:30, Rosario Yamun, insieme a Cristina Maiorino, e bussano alla porta presentandosi e mi dicono: noi vorremmo fare un'iniziativa per il polo oncologico. E io dissi: guardate, io ho piacere di sentire che volete appoggiare il polo oncologico, ma io sono il primario dell'ematologia. E allora loro fanno: sì, noi faremo un'iniziativa, però solo se ci sei tu. Allora a quel punto e quindi, gratificato di questo, ci rimetto la faccia, e chiaramente per me è sempre più un rinnovo di un impegno a fare le cose per bene, come uomo di sanità, per la sanità. Ieri sera dunque nuovo importante passo in avanti con la presentazione dell'organigramma, ma soprattutto la volontà concreta di creare intorno all'associazione entusiasmo per fare del bene. Ho notato che nel periodo di quarantena, ma eravamo tutti quanti disposti ad aiutare, ecco, è arrivato il momento, aiutiamoci, cerchiamo di aiutare quel poco, ma cerchiamo di aiutare tutti quanti. Quindi secondo me ecco il motivo che è nata questa associazione. Me lo fa fare la voglia di voler cambiare un po' tutto, insieme a una squadra fantastica. Non ci siamo scelti per caso, ma ci siamo voluti scegliere, che è stato molto molto diverso. Abbiamo scelto la grinta, la passione, la serietà, la trasparenza, che è la cosa più importante. Abbiamo lavorato di squadra ed è la cosa più bella per un'associazione. Sono emozionatissima, felicissima, è partito tutto così per caso e invece abbiamo deciso di abbracciare tante cose e di donare, di dare a chi è veramente in difficoltà. Entusiasmante, direi, c'è tanta voglia di ricominciare. E c'è tanta voglia di ricominciare proprio partendo dalla solidarietà. Noi accogliamo questa nuova associazione che coadiuverà con noi, quindi ci sentiamo ancora più forti. Abbiamo altra linfa praticamente che scorrerà nelle nostre vene, quindi conosceremo altri amici che assieme a noi, insomma, coadiuveranno negli intenti e nelle finalità delle benefiche della nostra associazione. Non è mancato il plauso da parte di altre associazioni e di ammalati al lavoro di reparto di ematologia. Voi a Nocera, Pagani, avete il privilegio di aver avuto la prima ematologia di tutta la provincia di Salerno, perché prima tutti i salernitani, ma un milione di persone della provincia, certo, per curare le malattie del sangue dovevano recarsi per forza fuori provincia, fuori regione, con un aggravio. Io parlo più dei pazienti, con un enorme aggravio. I sacrifici, io li ho visti dormire in macchina, non solo. E poi eravamo sempre degli emigranti. Invece noi, sostenendo l'ematologia, abbiamo fatto un salto di qualità, che non ci siamo sentiti più emigranti. Addirittura vi dico questo, che da Roma il professore Mandelli il più delle volte diceva: ma voi avete l'ematologia a Nocera, andate a Nocera, adesso si è trasferite a Pagani ovviamente.